Ecco qua. Ecco qua maglietta. Allora? Eleganti. Eh beh, insomma, Verona in Serie A. Eh beh, giusto. Allora ti dovevi mettere anche il papillon. Devo mettermi anche il papillon, dice. Senti, ma ti hanno dato, come sempre, grandissimo risalto. Sempre, come sempre, come sempre. Infatti, cerchi anche quest'anno devi dare il massimo, ma devi fare sempre di più. Devi dare qualcosa di più per questa Serie A. E per, soprattutto per loro, per i tifosi. Allora chiediamo naturalmente ai colleghi se si possono spostare, perché un attimo magari ci avviciniamo. Eccoci qui. Allora, bene così. Senti Mimmo, da dove partiamo? Partiamo dall'anno scorso, dai. È stata un'annata, vincere non è mai facile. Un'annata bella, particolare. È stata un'annata difficile, però con la squadra che avevamo l'anno scorso, con il gruppo che in questi anni ci portiamo dietro, è stata una soddisfazione per me personale e soprattutto per loro, perché hanno una fame di calcio che mi orgoglisce sempre di più, sempre di più. Cominciate a diventare pochini, quelli della C. Lo so, infatti il calcio è questo, dispiace tantissimo, anche perché il calcio ti porta via dai tuoi genitori, dalla famiglia, dai tuoi cari, e quindi per me i vecchi sono stati amici e amici veramente al di fuori del calcio. Quindi senti, lasciarli andare via così è una pugnalata al cuore che però passerà, dai. Senti, tuo cugino, quello adottato, ha salutato in islandese, se non vado errato. Amy, il personaggio, sapete com'è. Ragazzo eccezionale, giocatore fantastico, quindi non sto qua a dire chi è Amy Alfredson. E sono tutti così, dal primo all'ultimo che conosco. Ma riesci a prenderla di testa con Tony? Ci hai già provato? Ah beh, no, non lo so, però è uno stimolo in più per allenarmi anche a prendere la palla di testa su Tony. Se non ci riesco gli vado sopra, poi vedremo, semmai chiamerà a fallo. Tu sai quanta fatica avete fatto, ha fatto la società, hanno fatto i tifosi per arrivare alla Serie A, quindi sarà uno stimolo in più davvero per non perdere mai di vista l'obiettivo, che è quello della salvezza. Infatti l'obiettivo è importante e giocare in Serie A è ancora più importante, quindi con l'entusiasmo e la forza del gruppo dobbiamo fare qualcosa di importante anche quest'anno. Senti, ma a Ciro ti fanno sindaco, cosa succede? Ciro oramai è tutto giallo-blu, guarda, sono incredibile. Sì. Guarda che c'è il presidente, dovete andare a cena, dovete andare via col pullman. Fa allenamento, è diverso lui, è già il capitano, fa 3 allenamenti al giorno. Ah, anche alla sera, è vero, c'è la seduta di sera. Ma ne farò anche 4, guarda cosa ti dico. Comunque no, ripeto, io il mio paese lo porto sempre avanti, anche perché sono molto attaccato a me, molto attaccato a questi colori, perché sanno che questa gente mi vuole bene e loro sono contenti. Va bene, allora lasciamo andare Mimmo Maietta, in bocca al lupo capitano. Vuoi salutare qualcuno? Voglio salutare tutti loro, voglio salutare la mia gente anche giù, però oramai dire la mia gente giù non è più giusto, e quindi saluto loro e la gente giù, perché è tutta una. Va bene, grazie naturalmente a Mimmo Maietta, viene abbracciato anche dal direttore generale Gardini, e adesso ci sarà naturalmente la grande ovazione per Maietta. Al termine di questa ovazione daremo la linea alla regia per la pubblicità, poi nuovamente qui dallo stadio di Via Sogare, quindi ancora qualche istante, le foto di rito, gli abbracci, gli autografi per Mimmo Maietta, e poi ci sarà naturalmente l'ultimo applauso per Mimmo Maietta, eccolo, e poi pubblicità.